Consiglio Comunale, vista la precedente deliberazione data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui in relazione al disposto dell'articolo 41 del testo unico sull'ordinamento dell'autonomia locale, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2017, testo unico degli enti locali, si è dato corso alla convalida dell'elezione del sindaco e dei consiglieri eletti, a seguito delle votazioni del giorno 26 maggio 2019. Vista inoltre la propria precedente deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui si è provveduta a disporre la assunzione del consigliere comunale dimissionario il signor Ascani Donatella e contestuale convalida alla carica di consigliere comunale del signor Carelli Alessandro, visto l'articolo 50,11 del citato testo unico degli enti locali, vista la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale delle Autonomie, in data 30 giugno 1999, numero 3, in merito alle funzioni del sindaco di Rovereto, visti gli articoli 24,3 e 31,3 dello Statuto Comunale in merito al giuramento del sindaco, visto il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica dei responsabili del servizio, risolto dalla consegna e di assunzione della carica di sindaco in data 27 maggio 2019, ho ritenuto pertanto che il sindaco eletto abbia sito in forma ufficiale per prestare il prescritto giuramento ai sensi dell'articolo 4 legge 127 1997. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Il Consiglio unanime ne prende atto mediante votazione. Favorevole? Contrari? Astenuti? Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, votiamo per l'immediata eseguibilità. Votiamo per alzata di mano. Favorevole?